Amici di Spichi Mantovani, siamo qui col coach Massimo Borghi dopo la fine della partita fra Mantova Agricoltura e Alpo, e con la vittoria dell'Alpo per 82-74. Intanto ciao Massimo. Massimo, ma questa partita è troppo forte Alpo o forse voi avete sbagliato qualche approccio? Intanto buonasera a tutti. Ma Alpo, squadra, intanto faccio i complimenti a loro perché hanno tirato veramente bene, hanno avuto percentuali da grande squadra. Indubbiamente abbiamo sbagliato l'approccio, abbiamo concesso troppo, soprattutto a rimbalzo, e quello ci è costato prendere 25 punti nei primi 10 minuti, forse meno, e di conseguenza ce li siamo poi portati avanti fino alla fine. Realmente le ragazze sono state anche brave dopo l'intervallo a recuperare, quindi a rientrare in partita. Siamo rientrati sempre in partita e sono contento perché non abbiamo mai mollato. Massimo, comunque diciamo che ci sono stati quattro quarti, uno fotocopia dell'altro, perché comunque da cadete nel baratro, diciamo, possiamo dire così, poi recupero proprio prepotente per poi dopo pagarlo sempre negli ultimi minuti, perché gli sforzi purtroppo li avete pagati negli ultimi minuti di tutti e quattro i quarti. Ma sì, ci sta. Realmente non ci hanno mai letteralmente ammazzato, e questa è una cosa positiva, quindi cerco di cogliere le cose positive. Senza ombra di dubbio, loro hanno un quintetto, cinque giocatrici che quando giocano ci hanno messo in grossa difficoltà, soprattutto mettendoci pressione quando hanno alzato i ritmi. Per il resto, sono d'accordo con la tua analisi, quindi siamo arrivati sicuramente stanchi, alla fine di tutti i quarti, ma ripeto, non abbiamo mai mollato. Comunque voi, cioè, grande invenzione di Giulia Monica, invenzione dell'Antonelli, invenzione della Bernardoni, però diciamo non avete mai tirato liberi come hanno tirato loro, perché è vero che loro hanno avuto delle grandi percentuali, però se guardiamo non ci sono state mai delle grandi azioni che hanno tirato con la mano in faccia. Sì, senza ombra di dubbio, come ho detto, soprattutto nei primi due quarti, perché dopo l'intervallo non è così, anzi sono state brave, soprattutto Conte, a metterci due bombe con mano in faccia addirittura di un lungo che era un'uscita. Sui primi due quarti sono d'accordo con te, abbiamo sicuramente difeso poco ed è un approccio che ovviamente dobbiamo toglierci, e ci stiamo lavorando contro le grandi squadre, ovviamente facciamo più fatica, ma abbiamo avuto lo stesso approccio a Ponzano, entriamo sempre un po' in punta di piedi, invece dobbiamo essere aggressivi da subito. Massimo, guardiamo il lato positivo. Quando avevamo fatto l'intervista a inizio stagione, penso che tu avresti firmato per avere 4 punti dopo 4 partite. Beh sì, siamo contenti in tutti i casi, oltre che per i 4 punti, perché comunque contro due squadre da prima fascia come Crema e Alpo abbiamo giocato comunque. Quindi è una squadra nostra che può giocare contro tutti perché abbiamo voglia di vincere, abbiamo voglia di far vedere, ed è quello che finora ci sta pagando. Ci manca ancora Sofia Bottazzi, che è una giocatrice per noi molto importante, ci può dare una mano a livello offensivo, e considerando anche quello, sono molto contento dell'avvio di stagione mio e delle mie ragazze. Quindi sì, avrei firmato forse. Massimo, ultima cosa, adesso la prossima partita in casa sabato prossimo, questa volta vedi che sono preparato col Sarcedo veramente, spero di intervistarti con una vittoria, perché sembra quasi che o io o te siamo degli iniettatori che facciamo l'intervista sempre dopo la sconfitta. Proviamo a vincere solo in trasferta, quindi dobbiamo provare a vincere anche in casa. Sarcedo è una squadra che comunque oggi ha vinto, mi dicono, anche se non ho ancora guardato i risultati con Moncalieri. È una squadra che indubbiamente ha giocatrici importanti come Piero Pan e giovani di talento come le ragazze di Schio, quindi sarà un'altra battaglia che però dobbiamo assolutamente vincere, e quindi spero assolutamente di dire 2 punti in sacca. Massimo, grazie della tua cortesia e in bocca al lupo per la prossima e buona domenica. Grazie a voi, buonasera a tutti. Amici di Spichi Mantovani, siamo qui con la top scorer della partita, Giulia Monica. Giulia, troppo forti loro o forse avete sbagliato un po' o qualche approccio, qualche cosa anche voi? Ciao a tutti, beh, sicuramente loro hanno fatto una buonissima partita. Noi abbiamo provato a fare del nostro meglio, c'è stato qualche errore di troppo, sicuramente qualche difficoltà. Siamo arrivati più volte a qualche punto di distanza, ma non siamo mai riusciti a raggiungerle.
Quindi complimenti a loro e peccato. Come ho detto col tuo coach, Giulia, si sono visti, diciamo, forse quattro quarti un po' fotocopia, dove loro prendevano il vantaggio di 13-14 punti e voi dopo, facendo degli sforzi sovrumani, arrivavate a meno 4 e poi dopo inevitabilmente, fisicamente, anche cariche di falli, fisicamente crollavate e ritornavate sotto. Ecco, quindi diciamo un po' la partita fotocopia tutti i quarti. Eh sì, siamo stati sempre in rincorsa senza mai arrivare alla pari, diciamo. Questa volta è andata così, vedremo di lavorare su quelle che sono state le difficoltà della partita di stasera. Comunque, come ho detto col tuo coach, Giulia, guardando il lato positivo, forse non vi immaginavate neanche voi di avere 4 punti dopo 4 partite, soprattutto con questo inizio abbastanza ostico. Intanto ci crediamo sempre e lasciamo parlare il campo, poi le difficoltà ci sono, cerchiamo di fare del nostro meglio, sicuramente sappiamo quali sono le cose su cui dobbiamo lavorare e migliorare e andiamo in palestra appunto per questo. Giulia, grazie per la tua gentilezza, in bocca al lupo per la prossima in casa con Sarcedo e buona domenica. Grazie, crepi e a presto. Ciao. Ciao.